Siamo con Massimo Maestrelli, insomma, una giornata veramente importante per la famiglia Maestrelli questa. È stata una settimana importante, partita domenica e finirà domani pomeriggio, quindi è una cosa, non lo so, io sento tantissimo affetto, tantissimo calore, che lo avverto da una settimana e per un figlio non c'è cosa più bella, poi oggi è stata proprio la cosa massima. Ecco, vedere tutte queste persone così attaccate a suo padre, quanto è stato bello, anche se si sa che è da sempre che è così. Ecco, cosa si prova a sentire questo amore da tutte le generazioni? Ma io lo avverto tanto nei ragazzi, che è una cosa più strana, perché c'è mio figlio Niccolò, c'ha 24 anni e va in Curva Sud e c'ha l'abbonamento. E lui si sente raccontare le storie da ragazzi di 20 anni, alzano lo scudetto e li raccontano a lui, lui non dice chi è naturalmente. Però vedere questa passione in questi ragazzi così giovani penso che sia la cosa più bella. Emozionante, scusami. Assolutamente no, ci mancherebbe. E c'è anche un aneddoto importante, perché questa giacca era di suo padre, sì, era del babbo. Ho aperto l'armadio, la vedevo da 10 giorni. L'ho un po' sistemata, sono contento. Su misura magari? No, un pochino le spalle, che negli anni 70 andavano i vestiti con le spalle un po' grandi, e l'ho voluto fare per lui. Ma c'è anche qualcosa che rimanda a suo padre, al babbo, qualche piccola macchiolina, cioè è rimasto, cioè, qualcosa. Questa macchia che per, ecco, me era attenzione, una macchia qui, di un sugo fatto da mamma, non l'ho voluto lavare, avrei potuto lavarla ma non l'ho voluto lavarla, voglio conservarmela la maglia. E questo è il suo orologio. E questo è anche l'orologio, come... che lui portava durante l'allenamento. C'è stato anche il dono della società biancoceleste, appunto, sì, del presidente Lotito, sì, sì. Magari lo facciamo anche vedere, sì, ecco, sì, con Maestrelli e il numero uno. Poi credo che domani la società ci ha invitato a Formello, che ci ha riservato una sorpresa, e quindi alle 2 staremo non a Formello. Finiscono più le sorprese? No, non finiscono più. Domani mattina c'è la presentazione della panchina a Prima Porta. E poi domani pomeriggio alle 2 andiamo a Formello, porto i ragazzi e vediamo che sorpresa ci sarà da parte della squadra. E un'altra curiosità, rivede un minimo in Sarri il Maestrelli di quella Lazio del 74? Innanzitutto la toscanità, perché seppure Sarri può sembrare apparentemente ruvido, però sotto quella scorza è un uomo piacevole. E poi il fatto che ci difende a spada tratta di fronte a tutti, come faceva Babbo. Grazie mille. A voi.